Good morning, guys! Come prima cosa voglio salutare Giovanni da Milano. Grazie ancora per avermi indicato un evento bellissimo a cui partecipare. Ragazzi, non vi anticipo nulla. Come vi ho detto durante il primo video del Motorbike Expo, io in quell'occasione ero anche cameraman per Neuro TV, canale Sky 228. Con loro abbiamo fatto due interviste, uno a Asso Special Bike e l'altro a Gianni Vallese di Vallese Garage, che in questo video vi vado a integrare in maniera integrale perché non si può non sentire la loro parola che ci racconta come arrivano a creare questi progetti così stupendi. Non vedrete me a fare l'intervista perché io ero dietro la cinepresa a riprendere i miei colleghi. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dalla Fiera di Verona, siamo al Motorbike Expo in compagnia di Carlo di Asso Special Bike che ci illustrerà la sua ultima moto. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma diciamo che è un modello che va di moda adesso, una street glide di base. Allora, la prima cosa abbiamo montato una turbina che aumenta circa il 50% la potenza. Tutta la carrozzeria è stata fatta tutta a mano, in resina, la verniciatura è stata curata e fatta da Dox Design, che è qua presente con noi. che le maggior parti delle mie moto me le vernicia lui. Poi c'è un impianto stereo che il cliente l'ha voluto molto potente, sono delle parti in carbonio, e un'altra, diciamo, news è il cerchio anteriore, che è un 30 pollici fatto in 3D, ricavato dal pieno, senza mozzi, con l'attacco del disco, è un cerchio molto importante. Quindi c'è del lavoro, più o meno Molto. quante ore di lavoro su una moto del genere? Ore, ti dico 8 mesi di lavoro tra progetto, prove, riprove, cambiare, cioè. Beh, ne è valsa la pena, direi. Sì. Facciamo dire qualcosa a Dox per Certo. quanto riguarda la Ciao verniciatura? ragazzi, sì, la verniciatura è un triplo strato della House of Color. L'abbiamo fatta io e il mio team, di cui anche tu, Eleonora, fai parte. E ci sono dei dettagli in foglia d'argento. Quello che va considerato, però, lui parlava della carrozzeria. Questa carrozzeria non è una carrozzeria comprata a kit, ma è stata costruita ad hoc da Fabio, il laboratorio, che ha costruito tutti i dettagli. Anche il batwing è stato modificato, rifatto C'è tutto su misura. uno studio dietro, Anche ecco la perché. cover del serbatoio. Sì, la copertura che va a raccordarsi col telaio. Tutta la carrozzeria è stata rimaneggiata, non è una carrozzeria aftermarket, ma è proprio Certo. stata costruita intorno alla È lì moto. che si vede la differenza. Carlo, adesso però me la accendi, la vogliamo sentire. La musica. Eh certo! Vai, Va bene. vai, Carlo. Ciao a tutti ed eccoci nuovamente al Motorbike Expo di Verona, questa volta in compagnia di Gianni Vallese, uno dei più importanti e conosciuti preparatori della scena custom nazionale. Gianni, raccontaci questa moto. Allora, questa come base era un'Elettra standard, siamo partiti da un'Elettra standard. Praticamente quello di cui mi sono occupato io interamente è della ciclistica e quello che riguarda le modifiche al motore. La ciclistica è quella che ha avuto le modifiche più pesanti poi alla fine. Poi alcune parti che sono state in parte ordinate negli Stati Uniti, che sono pezzi veramente vengono montati su determinate moto, ed altri sono stati creati ad arte, diciamo, da noi e poi rifinite dai verniciatori. La cosa che infatti colpisce di più è proprio il colore di questa moto, deciso a tre insieme al proprietario Daniele. Daniele Rigido, sì, è proprietario anche di questa moto. Volevamo una moto esplosiva in qualche modo. Ci Già, siamo riusciti. è già dal nome Predator, insomma, un qualcosa che richiama, sai, no, l'aggressività, la foresta, Questo la grinta, verde. sì. E volevamo, appunto, anche con Gianni abbiamo deciso insieme a Daniele di avere proprio una moto che saltasse fuori dal grigio della moquette, come infatti ci aspettavamo. E devo dire che, insomma, Una grafica un non po' puoi non ispirata alle notarla. moto da cross, diciamo, Esatto, molto sì, brava. sportiva. Questa è una grafica che si è ispirata alle moto da cross. Anche questa è una ricerca un po' diversa dal solito. Vero, vero. E loro si sono fidati di noi come Dox Art Factory. E
anche tu ci hai lavorato, anche Dario. Lui, che lui viene proprio dal mondo lui del cross. Lui viene proprio dal mondo del motocross, quindi insomma era il più entusiasta di fare una grafica del genere su una moto che in realtà una grafica del genere non ha mai ospitato. Questa è stata proprio una scelta coraggiosa che abbiamo fatto. Ma a volte insieme bisogna osare, diciamo così, uscire dai soliti schemi, dai soliti colori. E a sistema pneumatico, no? Di sospensioni, questa ovviamente, impianto stereo. Insomma, è quello che ormai non manca niente, insomma. È quello che ormai le bugger richiedono. Vuoi aggiungere due parole sul puntale? Mi dicevi prima una cosa interessante. Esatto, sì. Noi siamo qui e parliamo della verniciatura, però c'è il nostro preparatore Eugenio che ha fatto un lavoro spettacolare sul puntale, tutto battuto a mano e saldato sul telaio, tutto un pezzo unico, e una cosa, un lavoro artigianale da paura. Sì, questo è proprio uno dei pezzi, come diceva Gianni, che sono stati costruiti sulla moto ed è stato uno proprio dei desideri di Daniele, che voleva il puntale fatto su misura sulla moto, saldato in lamiera. Esatto, quindi questo è proprio un pezzo unico. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Ma c'è poco da aggiungere, io le sorti della moto e del, diciamo, del successo della moto le ho viste ieri subito appena sono entrata in fiera e messa sotto i riflettori. Quello che logicamente salta subito immediatamente è l'enorme lavoro di Dox e tutto il team, che praticamente non ha bisogno nemmeno dei riflettori la moto. Grazie, grazie. Bocca al lupo a tutti noi. Grazie. Ciao. Ciao.